Come ogni anno, l'associazione ACMOS e la rete nazionale del We Care organizza un campo di formazione nella città di Boves. Questo campo innanzitutto ha una finalità sociale, mette insieme giovani di tutta Italia per formarsi su un tema, ma anche per trascorrere giorni di comunità. Il titolo del campo di quest'anno è Nelle nostre ore di libertà, concentrandoci sul tema della giustizia e della legalità, e l'abbiamo approfondito attraverso incontri, workshop e attività di vario tipo che ci hanno permesso un po' di entrare in un tema sicuramente complesso, molto articolato, ma che necessita di essere indagato e di essere compreso nelle sue sfumature. Dal 1998 siamo autorizzati dal Ministero della Giustizia a visitare gli istituti penitenziari italiani. Con il nostro osservatorio entriamo a visitare i 189 istituti e a monitorare quelle che sono le condizioni di detenzione. Oggi sono qui per raccontare ai giovani e alle giovani studentesse che cos'è il carcere, un po' anche per decostruire la retorica che gira attorno alla carcerazione, la retorica che il giornalismo e il populismo penale portano con sé, e per decostruire alcuni falsi miti che vengono costruiti attorno all'idea della penalità nel nostro sistema italiano. Credo che queste esperienze siano fondamentali per i giovani. Si parla troppo poco di carcere, si parla male di carcere e i problemi reali che ci sono all'interno degli istituti penitenziari li conoscono poco, perché negli istituti si può entrare sempre meno e le condizioni richiedono veramente che se ne parli in maniera corretta. Insegnare in carcere mi ha fatto comprendere quanto l'arte veramente aiuti a liberarsi, aiuti a creare un'alternativa al pensiero critico, a creare anche una creatività altra, cioè a evadere con la mente. Ho sempre fatto dell'arte una ragione in più per insegnare quella che è l'educazione alla cittadinanza. Questa è stata un'esperienza che mi ha profondamente cambiato e che mi ha permesso anche di aprire moltissimi sguardi verso un altro tipo di arte. Quando il ragazzo, la persona, l'individuo, giunge a dover essere detenuto, vuol dire che la società in quel momento sta dicendo: io non so cosa fare. Non possiamo continuare a pensare di dover migliorare le condizioni della singola persona, anzi educarla, anzi recuperarla alla società, quando non ci siamo preoccupati prima di adeguare la società, educare la società. Perché i nostri figli delinquono? Qual è la mia responsabilità? Non dipende dal ragazzo, ma dipende dalla società, che il ragazzo possa sentirsi incluso in un contesto positivo. Ormai da più di 20 anni il nostro campo estivo è ospitato dalla città di Boves. Questa scelta non è casuale, la città di Boves è città medaglia d'oro alla resistenza. Per noi è importante innanzitutto perché crediamo in questi valori, crediamo nella necessità di educarci ed educare a questi valori e fondare una società a partire da questi. Non a caso un momento centrale per il nostro campo sarà la fiaccolata, dove appunto ci stringeremo al fianco delle persone che vivono in questo paese per ricordare le persone che hanno perso la vita e per mantenere viva la loro testimonianza, per farla nostra e portarla avanti nel nostro agire quotidiano. Tutto il bene avevamo. Oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene.